partenza. 3, 2, 1, buonanotte italiani. Gianluca Mazzieri non sbaglia un colpo. Grazie Luca, grazie di essere qua. È un piacere per noi soprattutto riscoprire questa versione di questo concept e di questo di questa vera concezione del bello metropolitano. Gianluca, raccontami come ti è venuto in mente. Allora, tutto nasce da ispirandomi al concetto metropolitano berlinese dei locali che adesso vanno tanto di moda. E come dicevi bene tu, è un concept store dove all'interno troviamo un negozio di abbigliamento, scarpe, abbigliamento, poi arriveranno dischi, magazine. Mi piace molto questa idea della web radio. Ma guarda, abbiamo che tu sei un innovativo. Grazie, tu sei innovativo. Ci stiamo provando. Proprio là, praticamente abbiamo questa nuova radio che è Uber Radio, che trasmette su, non su un FM ma è web, tutti i giorni, 24 ore al giorno, musica ricercatissima, di qualità, con degli inserimenti di format nuovi. Mi piace molto l'idea. Guardate, io ne giro molti di locali. Italiani, ascoltatemi bene. Io giro molti locali, giro molto il mondo, mi finisco un buon passaporto ogni anno, ma questo è veramente un concetto nuovo di vivere la vita. Mi piace perché ognuno trova la sua dimensione e Gianluca Mazzieri è stato in grado di creare questo format a misura d'uomo. Ma dimmi come cavolo ci riesci, perché non è mica da tutti, tu non sei mica Gio Squillo. Allora, partiamo la mattina alle 10, offrendo una colazione, chiaramente tutto fatto made in Uban. Quindi la colazione, un caffè ricercato, 100% arabica. A mezzogiorno si inizia con il pranzo e la cucina non chiude fino alle 2 di notte, quindi si mangia sempre come sulle grandi metropoli. Non nascondo un'altra cosa, complimenti allo chef. Trovare una location di questo tipo dove si può dialogare, perciò un buon tono e un buon livello di musica. La musica, questo tipo di musica chill out che a Monte Carlo sarebbe talmente gettonata da rendere il DJ un idolo di tutte le folle. E poi trovare dei piatti così ben rifiniti. E non ve lo dico per fare una marchetta e nemmeno perché sono suo amico, perché Luca Pallorossi è una testa di cazzo e odia il mondo. Qui si mangia da Dio. Uban, una sicura scelta di successo. Certo. Devo sapere come cazzo fai. Allora, come diceva Luca, intanto grazie ai ragazzi che tutti i giorni si impegnano per trovare cose nuove, proposte nuove, alternative di altissima qualità. Come dicevo, è tutto made in Uban, quindi anche la cucina, il pane, l'hamburger, la pasta, tutto, i sughi, le salse, tutto fatto. A questo punto possiamo coniare un nuovo format, Dio salvi il made in Uban. Buonanotte italiani, you disco! Grazie Luca! Ti amo!